i compiti, non ho proprio voglia. Però sì, ho questa sedia nuova, guardate, ci si può girare. Però ora dovrei smettere di girarmi e concentrarmi con i compiti, così finisco prima e posso giocare. Ciao Tessa, ciao Claudia. Ho davvero un appuntamento molto importante oggi, quindi può rimanere qui Tessa un pochettino? Non c'è problema. Tessa, sei veramente bellissima. È nuovo il vestito? Che materiale è? Zia Claudia, togli le mani dal mio vestito nuovo, altrimenti devo portarlo a lavare. Chi mi dice cosa hai toccato prima? Oh, comunque zia, come dire che non sai che vestito è? È della collezione autunnale di, come si chiama? Oh, vabbè, non importa, ha costato almeno 2000 euro. Non lo sapevo, però è davvero un bel vestito. Si può comprare anche come principessa per carnevale. Vabbè, comunque, Anna è sopra, puoi andare con lei a giocare. Ok, il mio taxi sta aspettando fuori, devo andare. Oh, Anna sarà anche contenta, ma io proprio non ho voglia di vederla. Ciao, cara, vieni qui, buona fortuna. Oh, che sorpresa, spero che Anna e Tessa non abbiano problemi. Ciao, Anna! Anna? Ok, quando ho finito con i compiti di matematica, poi devo ancora leggere, poi sì, poi è finito. Cosa? Non ci credo. No, no, no. Anna! Oh, Tessa, cosa ci fai qui? Non sapevo che tu saresti venuta. Ciao! Non lo so, insomma, pensavo che tu mi avessi avvisato. Siete davvero disorganizzate. Ok, hai un nuovo vestito? Ma certo che è un nuovo vestito! Come dire che mi perdo la collezione, non lo conosci? Non ho mica solo un vestito come te, ma... Sì, ok. Tessa, io devo fare i miei compiti, non ho tempo per te. Fammi vedere cosa ti ha dato la tua insegnante privata? Insegnante privata? Certo! Vado a una scuola normale, cosa? Ok, non mi sorprende. Ma una insegnante privata deve essere per forza un'insegnante privata. Io sono l'unica studentessa che ha lei, insomma. Io vengo portata da lei tutte le mattine. E poi comincio la lezione. Buongiorno Tessa. Ah, buongiorno, professoressa. Tessa, spero che hai imparato l'esercizio di piano. Lo sai che c'è una vera, insomma, un'importante presentazione davanti al nonno. Certo, signora, spero che le piacerà. Lo posso fare che 200 volte finché non sarà perfetto. Tessa, sei stata bravissima. Sei una delle migliori studentesse che io ho mai avuto. Grazie, grazie. E comunque mi sono organizzata qualcosa di fantastico. Puoi lavorare questi libri in greco antico. Fantastico, sono molto contenta. Oh. Con quale libro devo iniziare? Qual è il migliore? Tessa, per dopo ho ancora qualcosa di fantastico. Potremmo fare un po' di algebra. Non è mica un esercizio semplicissimo? Tessa Schnelsel, una studentessa perfetta. Come vedi, Anna, io sono una studentessa perfetta perché mi viene insegnato tutto solo a me, non all'insegnante. Ok, per me è un po' diverso a scuola. Ciao ragazzi, buongiorno! Cosa? Sei in una classe quando vai a scuola con altri bambini? Oh, tutti quei batteri! Oh. Poi saluto il mio fidanzato Dave e poi saluto Pia. Ah, altri bambini, no? Mi distruggerebbero e basta. E poi, insomma... Eh sì, insomma, la mia insegnante di matematica non è molto contenta. Alle foghe! Siediti subito! Sei in ritardo! Insomma... Ma io non arrivo mai troppo tardi. Cioè, la sveglia e poi i miei genitori e poi il tassista. Sì, insomma, io la mattina devo anche dare da mangiare a Pia e poi vado a piedi a scuola. Buongiorno, Fogo, spero che tu hai fatto i... compiti, insomma, falli davanti alla lavagna, davanti a tutti. Spero che tu non li abbia copiati. Oppure che tu non abbia studiato. Oh, sei davvero un'insegnante sciocca, sciocca, né imbarazzante questo errore davanti a tutti alla lavagna. Oh, accidenti. Sai cosa ti dico, Tessa? La maestra è così cattiva e tu dici che lei avesse, come se avesse ragione. Vattene, io devo fare i compiti.
Oh, accidenti, preferirei vivere in cantina piuttosto che in questa camera. Oh, qui la famiglia Fogel è tutto così bruttissimo. Non potremmo essere una Fogel. Meno male sono una Schnösel e vado a una scuola privata. È molto molto meglio. Non devo andare in una classe con degli altri bambini. Oh.